Bene, buonasera, questo è un vlog di tardo pomeriggio e in questo tardo pomeriggio stiamo andando in pasticceria perché devo andare a comprare una torta e devo andare a comprare una torta perché qualcuno molto santamente stamattina mentre io ero al lavoro si è occupato di prendere il treno, andare fino a casa mia e sturare il mio gabinetto. Sono cose che capitano poche volte nella vita e allora quando capitano devi ringraziare in modo adeguato la persona santa che ti ha fatto questo favore. Un attimo, torno indietro. E torno indietro perché le vetrine di questo negozio molto fascinose. È buffo perché qui una volta c'era tutt'altro, qui una volta c'era un enorme, enormissimo ristorante, poi qui c'era il negozio di una mia amica. E io ero veramente molto molto spesso da queste parti ed erano altri tempi, era viva la mamma di Stefan, cioè era proprio un'altra epoca. A guardarsi attorno da queste parti, adesso io infatti non riconosco questo posto, ok, non ci abito più, ma proprio non lo riconosco. Volete che vi racconti la storia del gabinetto otturato? Sì, è tutto presto detto. È successo semplicemente che qui si abita in case vecchie degli anni 50, degli anni 60, che hanno delle fogne ancora più vecchie e dei tubi nei muri ancora più vecchi, ancora più rotti, schifosi e tossici. Ora da un po' di tempo a questa parte frequenta casa di una persona che non è mia parente, ma è praticamente mia parente acquisita. E questa persona evidentemente non conosce molto bene l'uso del gabinetto occidentale, no? Questa è una persona giapponese, quindi è abituata a usare gabinetti giapponesi ipertecnologici e non è stata in grado di fare tantissimo amicizia con un tipico gabinetto scalcagnato anni 60 di una fatiscente casa di quasi campagna tedesca. E quindi a un certo punto si è otturato il gabinetto, però tu non ti preoccupare, abbi pure la serena certezza che anche il gabinetto di Prada si ottura, perché condividiamo tutti lo stesso tipo di fogne e lo stesso tipo schifoso di tubi nei muri. Dunque, io sono una femmina, no? Ieri pomeriggio ho provato a sturare questo gabinetto, ma naturalmente da mollacciona quale sono, non ci sono riuscita, ma diciamo anche che non ho provato energicamente. E non ho provato energicamente perché mi attendeva una giornata di lavoro molto intensa e non mi volevo deprimere e degradare prima del degrado, perché io quando vado a lavorare mi sento sempre un po'. Non serva della gleba, per citare le storie tese, però serva di un certo tipo di padroni, sì. E quindi, in previsione della giornata lavorativa, ho fatto una tipica valentinata, e cioè a un certo punto ho chiuso il gabinetto e basta. Poi questa mattina molto molto allarmata ho raccontato una cosa, ho raccontato l'intera questione non appena sono arrivata in città e sono scesa dal treno, ho telefonato immediatamente a chi secondo me poteva essere la persona adatta. Qui è dove stiamo andando esattamente in questo momento. Grazie.
Per una riparazione di gabinetto, devo dire, me la sono cavata abbastanza bene perché ho speso 9 euro e ho comprato una cosa che si chiama Herrentod, che significa la torta degli ometti, la torta dei signori. E ho comprato questa torta perché so che questa torta piace, ma ho finito di raccontare come sono andate le cose perché sono in questo momento sono iper super mega ultra rintronata e non capisco più nemmeno come mi chiamo perché sono uscita da poco dal lavoro. Comunque dicevo, stamattina appena scesa dal treno ho telefonato a chi se... Ah sì, ecco, mi ricordo dove mi trovavo. Ho telefonato a chi secondo me poteva riparare il gabinetto e perché secondo me poteva riparare il gabinetto, perché qualche settimana fa l'avevo visto acquistare su Amazon una cosa lunga di ferro che serve appunto a riparare svariate cose. E allora ho pensato all'occasione ideale per inaugurare l'aggeggio infernale. Praticamente è una corda lunga lunga fatta di ferro e questa corda lunga lunga si cala man mano nel gabinetto e ha abbinata una manovella e tu, girando la manovella, fai girare anche questa corda di ferro in svariate direzioni finché non si libera il blocco, no? E niente, e fortunatamente la persona in questione molto santamente ha riparato le gabinette. Ovviamente queste cose devono... A me piace molto questo impermeabile. Fossero altri tempi di Valentina, altre epoche, sicuramente lo porterei già molto contentamente e fieramente. Ma che stavo dicendo? Stavo dicendo naturalmente queste cose, queste storie di gabinetti e devono capitare sempre quando tutto il resto della casa è fuori città, no? Meno male che comunque si è tutto risolto bene, veramente meno male. Mi sono preoccupata molto silenziosamente perché poi la persona in questione, che è anche un burlone, ha riparato il gabinetto, però non mi ha scritto un sms, non mi ha telefonato, quindi io durante tutta la giornata di lavoro sono stata in pensiero: riuscirò ad usare il gabinetto? C'è questa persona dietro di me che parla un inglese inesistente, ma come mai? Vale non andare distesa a terra, su. Sembra che io abbia un talento speciale per beccare tutte le mattonelle un po' fuoriuscite dal suolo e inciamparci. Guarda la signora. Signora. Lei ha una mise fantastica. Soffermiamoci a vedere un po' le cosine di Carl. Ma no, magari soffermiamoci un'altra volta perché la Herrentod è una torta da frigo. E siccome oggi comunque fa molto tardi, allora potrebbe essere che si scioglie e poi non arriva perfetta. Infatti adesso prima vado a posare la torta e poi me ne ritorno a casa con il gabinetto sturato. Questa è l'entrata di Zara,
anche quel maglioncino celeste con le maniche un po' bombatine, direi decisamente simpatico. Però a me quel tipo di celeste, io ci casco sempre in quel tipo di celeste, ma in realtà non mi sta tanto bene. Signora, la borsa chiudila, che questa è zona di gente. E niente, questo è un brevissimo, veramente minuscolissimo vlog per immortalare semplicemente l'azione dell'andare a comprare una torta. Ora guarda il nostro amico. Vi ricordate il nostro amico in bicicletta? Più che altro perché da tantissimo tempo non entravo più in quella pasticceria e non ci entravo più perché ultimamente le finanze non vanno tanto bene. Che soggetti! Comunque le finanze non vanno per niente bene, non solo non tanto bene, e quindi non c'è disponibilità. Proprio quando, come ho raccontato tante volte, proprio quando avevo raggiunto una sicurezza d'animo e una spigliatezza nell'entrare e uscire da quella pasticceria come se fosse casa mia, e nel momento in cui avevo imparato a conoscere tutti i tipi di pane, tutti i tipi di dolci, ecco che mi si è svuotata la cassa de colpo a causa di problemi. Quanto è contenta la signorina? La signorina sicuramente non c'ha problemi finanzievoli. Intanto scende dolcemente la notte, che ormai scende quando sono quasi le 6:30 di sera. Si sono allungate notevolissimamente le giornate recentemente, veramente. Così vale che hai detto quando cominci a studiare il mandarino, il cinese mandarino. Oggi è la giornata in cui ho lavorato più a lungo nel corso della settimana. Ho incominciato stamattina alle 9 e ho finito adesso che sono le 6. Sì, state calmi però con queste macchine, su! Scusami, stavo quasi per non notare la luna piena. Oh mio Dio, che naturalmente con questo sfigato di telefono non riuscirò mai a mettere a fuoco. E tanti saluti a tutti, io me ne sono andata. Fa un caldo oggi, fa caldissimo. Elicotteri.
Adesso con fare molto tranquillo, senza scompormi più di tanto, vado molto flemmaticamente verso la stazione. Cosa succede lì? Che cos'è questo agglomerato umano davanti alla scuola di Jiu-Jitsu? Salutiamo l'ennesimo, milionesimo negozio vuoto. E poi subito dopo il 100 milionesimo di miliardesimo. Wir haben ja dann Zeit mal auf dem Rad. E quindi questo vlog finisce quasi qui. Io vi saluto, vi ringrazio. Ah no, adesso passiamo davanti alla scuola musulmana. Un attimo, dunque, quello che vedete lì, questo agglomerato di gente, questa è tutta gente che viene a riprendere bambini che vanno in una scuola di qualcosa e cioè è tutta gente di un certo tipo. Qui comunque siamo proprio in un angolo. Qui vedo parcheggiati un po' distanti, ci sono anche autisti che sono venuti con la macchina a prendere bambini che vanno in questa scuola pomeridiana dove non so come si insegni, ma presumibilmente religione di un certo tipo. Insomma, stavo dicendo ciao e adesso è il ciao definitivo. Ciao. È sempre un miracolo come io non vado a finire sotto una macchina quando registro questi vlog, anzi questi vlog. Ciao. Senti, ma vuoi sapere una cosa che fa ridere? Io in tutto questo, per fare il vlog, mi sono dimenticata che dovevo andare a posare la Herrentorte a casa del mio amico che mi ha sturato il gabinetto e mi trovo in questo momento in una strada completamente diversa e quindi adesso devo tornare indietro a portare la torta. Sono impazzita, ma non è che sono impazzita, è che sono troppo stanca, cioè non mi reggo in piedi. Vado in giro da stamattina alle 5. Ok, comunque il vlog è finito, ciao, volevo solo testimoniare la mia deficienza acuta, ciao. Certo, se il mio gabinetto fosse come l'ascensore del palazzo, allora sarebbe fantastico, andrebbe a reazione sicuramente, anche se qui le luci dell'ascensore sono spesso fulminate, quindi non è tutt'oro quello che sembra, come si dice. Adesso finalmente questo flock è veramente finito, il flock. Si chiama da oggi in poi.